Insomma, sul rotocalco turbomondialista La Repubblica hanno per anni cantato con impeto di lirico servilismo l'elogio incondizionato, il peana della mondializzazione capitalistica, con le sue funzioni satellitari della flessibilità, del competitivismo senza frontiere, della liberalizzazione privatistica. E ora, come se nulla fosse, scioperano per il taglio degli stipendi, per la precarizzazione, per la riduzione dei salari. Ma come? La globalizzazione non era sempre degna di essere elogiata? Non sono forse queste le meraviglie del mondo globalizzato con competitività e viaggi low cost garantiti per tutti? Non è forse questa la grande realtà del mondo unificato sotto il segno della forma merce, con annessa liberalizzazione privatistica dell'intero mondo della vita? Insomma, perché ve la prendete tanto, cari amici, con il mondo e con i risultati di quel mondo che fino all'altro ieri avete elogiato incondizionatamente? Perché vi arrabbiate ora se quel mondo applica a voi stessi la norma fondamentale che voi avete per anni celebrato sul vostro rotocalco? Vivere al di sopra delle proprie possibilità non è possibile. Perché dunque continuate a criticare gli effetti se celebrate stoltamente le cause? È la globalizzazione, bellezza, si potrebbe dire se fosse un film. E questi sono gli effetti esiziali. Benvenuti nel mondo reale.